di un'attenzione del mondo rispetto a ciò che accade a Milano. E da questo punto di vista il salto in un certo senso che si fa oggi è che il periodo storico che stiamo vivendo è un periodo in cui le città del mondo hanno acquisito un protagonismo che ai tempi non avevano, nella consapevolezza dell'importanza che possono avere le città nel guidare le agende di sviluppo economico, sociale e culturale dei sistemi paesi di cui sono, a cui di fatto appartengono. Dico questo perché uno degli aspetti più importanti e più rilevanti di ciò che è accaduto negli ultimi anni a Milano ha portato, per esempio, sul piano culturale la nostra città a far parte del network internazionale World Cities Culture Forum, che riunisce le 40 città più influenti dal punto di vista culturale del mondo, e proprio settimana scorsa abbiamo voluto annunciare che il prossimo summit internazionale si svolgerà alla fine di ottobre 2020 proprio a Milano, e quindi avremo a Milano le città internazionali più influenti dal punto di vista culturale che si riuniranno e discuteranno appunto del futuro e del presente delle politiche culturali. Il terzo elemento invece che mi sembra sia interessante da sviluppare nella correlazione tra anni 60 e oggi, quindi un elemento su cui questa mostra può dirci molto, e mi avvio ovviamente a chiudere, è la connessione profondissima che esiste tra, e che questa città ha saputo interpretare più di ogni altra in certe stagioni della propria storia, tra pensiero creativo e, come si può dire, e azione imprenditoriale industriale. Cioè il fatto che a Milano buona parte della straordinaria capacità creativa connessa appunto alla reciproca fertilizzazione di ambienti culturali diversi ha saputo generare poi processi produttivi e industriali di altissimo livello e chiaramente di enorme valore economico. Guardate bene, questa cosa è evidente, io proprio prima ho scorso il catalogo e questa cosa mi pare evidente proprio anche dalla totale identificazione che esiste tra alcuni oggetti che caratterizzano quell'epoca e che sono un miracolo non soltanto di capacità, come si può dire, creativa da parte di coloro che quegli oggetti hanno disegnato, ma che trovavano una realizzazione immediata e concreta nei processi produttivi che la città stessa e il suo intorno sapevano esprimere. Oggi questa connessione è una connessione che progressivamente si sta ristabilendo e che secondo me è una chiave per leggere davvero il futuro di un possibile ulteriore sviluppo economico della città di Milano, riconnettendo e rimettendo insieme in una maniera profondamente identificativa appunto la straordinaria qualità del pensiero creativo che questa città sa esprimere, ma al tempo stesso anche la sua competenza e la sua energia imprenditoriale, sia nell'assunzione di rischi di impresa, sia nell'innovazione nei processi proprio produttivi. La tecnologia gioca un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Ed ecco l'ultimo aspetto su cui volevo chiudere. Se ci pensate bene, guardare alcune immagini di questa mostra nel catalogo, si vedono, come si può dire, delle immagini che all'epoca sembravano disegnare più il futuro che il presente della città, a partire da quella bellissima della metropolitana di fronte al Castello Sforzesco, no? Dobbiamo fare un esercizio quasi impossibile, ma provare in un certo senso a tornare vergini nella nostra immaginazione visiva e guardare con gli occhi degli anni 60 quelle immagini. Ecco, allora lì ci si rende conto che alcuni degli aspetti che la mostra mette in luce fanno parte di una visione del mondo che sembrava preconizzare appunto a chi stava vivendo un'espansione, un progetto di futuro. Ecco, io credo che a Milano oggi stia accadendo qualcosa di simile, non forse con l'intensità che si viveva negli anni 60, ma con la stessa consapevolezza che ciò che accade in questa città molte volte, e questo nel corso della storia si è visto in più stagioni, è in grado in un certo senso di raccontarci una parte o un pezzo di futuro che la nostra società può andare ad incontrare e poi in un certo senso nei confronti del quale può costruire davvero maggiore consapevolezza e quindi maggiore responsabilità. Credo che quindi questa mostra sia molto preziosa non soltanto per la qualità delle immagini che sono esposte, che naturalmente derivano da archivi, dalle opere di straordinaria consistenza anche proprio artistica dello sguardo che portano con sé, ma può essere davvero molto preziosa come riflessione sociale su come una città, attraverso un'acquisizione, un processo di acquisizione appunto di consapevolezza della propria storia, può esercitare davvero maggiore responsabilità nell'affrontare il tempo presente e soprattutto progettare il futuro.